Buona la prima per Marco Liorni. Oggi gran giorno per l'ex conduttore della Vita in diretta. Per lui una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze Rai, con Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma TV è stato lo stesso Liorni nei giorni scorsi. Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che si è inventata. Qualsiasi motivo che possa spingere qualcuno a condividere un'esperienza. Di fronte al personaggio del momento, aggiunge il conduttore, ci saranno due tipologie differenti di uditorio. Da una parte il pubblico popolare, che può intervenire di pancia nelle varie fasi del racconto, e dall'altra un gruppo di saggi, personaggi noti che daranno il proprio contributo avendo esperienze forti di vita alle spalle. Punto il tutto, ha detto ancora Marco Liorni, finisce con una postazione web che darà la possibilità al protagonista di interagire direttamente con il pubblico a casa, conclude la spiegazione Liorni. Che poi puntualizza. Sono l'unico che sa quello che diranno queste persone. Sarò al loro fianco, li sosterrò e gireremo anche delle esterne. Questo programma è come un bambino, che aveva fretta di nascere. Al suo fianco in questa nuova avventura televisiva, iniziata oggi alle 16:40, ci sono Rita Dalla Chiesa, Platinette ed Elena Santarelli. Ma allora, come è andata la prima puntata di Italia Sì? Tanti i temi trattati. Dalle notizie di colore, come la nonnina Mariuccia, e il Vin Sulta 92 anni, o il ricercatore di Tor Vergata in grado di rivelare dal timbro di voce di quale malattia un soggetto possa essere affetto. E ancora, spazio anche a Natalia Guetta, che ha regalato al pubblico di Marco Liorni uno skit in esterna. Insomma, un gran calderone che ricalca, sotto certi aspetti, la Vita in diretta. Ma il pubblico, almeno per questa prima puntata, sembra non essere proprio convinto. E su Twitter i commenti negativi si sprecano e coinvolgono anche lo stesso Liorni. Punto un utente scherza, ma neanche troppo, e ci metta. Il budget è talmente basso che Liorni deve prendere la metro. A fargli eco un altro commentatore seriale che fa un invito alla produzione. Evitate queste canzoncine, che fanno molto TV locale, l'inno remix anche no grazie. Inizio troppo frenetico, va bene l'emozione, ma meglio stare calmi. Liorni, come previsto, ti hanno fregato. E c'è chi non dà spazio ad attenuanti? Beh, se questo è l'inizio. Non voglio conoscere il prosieguo. Ci sono anche voci fuori dal coro. Gran bel programma. Complimenti Marco Diesis Liorni, con gentilezza, educazione e grande professionalità tratta anche argomenti pesanti.